Direttore, due parole. Direttore? No. Scelta di chiudere il mercato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Diciamo ce le dica due parole. Diciamo che non c'erano più i presupposti per continuare un rapporto di lavoro come intendo io. Ma da quanto tempo andava avanti questo malessere? No, c'erano delle diversità di vedute che purtroppo con il tempo si sono acuite. Lei era venuto per il progetto, direttore, le prime parole sono state? Ah, il progetto, è venuto perché ero convinto di poter che si potesse fare un certo tipo di progetto. Poi purtroppo abbiamo delle idee diverse, quindi per carità rispetto alle idee degli altri e quindi quando ci sono differenze di vedute è meglio che le strade si parli. Si aspettava dopo, lei aveva parlato di amicizia con la famiglia Longarini, questa spaccatura in attesa immagino. Ma infatti purtroppo quando ci sono delle, come ho detto prima, delle vedute diverse sui modi superandi, direttore, non è tanto, non so fino a che punto Longarini o altre situazioni, quindi penso che ci vuole poco per capire. Della postilla sul comunicato dell'acquisizione di Palombi, che ci vuole dire? Perché la proprietà ha voluto specificare che ha condotto in prima persona l'acquisto? No, non lo so, perché è un dato di fatto, la proprietà è libera di condurre una trattativa tra le proprietà, però voglio anche dire che mi era stato chiesto nei giorni prima una valutazione tecnica sul calciatore, che avevo già visto magari in primavera, e la mia valutazione tecnica e anche le informazioni che poi ero andato a ricercare erano positive, quindi non è tanto il discorso dell'acquisizione di Palombi, diciamo. Però l'ha scavalcata. È un insieme di... Sì, ma le proprietà quando agiscono fra le proprietà possono anche scavalcare. Senz'altro mi avevano chiesto, posso confermare che mi avevano chiesto la valutazione tecnica. Dopo magari i modi possono essere discutibili. Okay. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Grazie.